Ciao a tutti e ben arrivati a un nuovo video. Questo video sarà un video in collaborazione con Shein. Sapete che è un'azienda con la quale collaboro da ormai diversi mesi e sono sempre rimasta molto molto stupita dai prodotti insomma che ho ricevuto finora, eccetto forse uno o due di cui non sono stata tanto soddisfatta, ma insomma quando è capitato ve l'ho detto. Le altre volte sono rimasta sempre piacevolmente sorpresa e anche molto fortunata nell'aver azzeccato le taglie, perché non sempre la cosa è così facile. Ad ogni modo, in questo video vi farò vedere alcune delle cose che ho scelto ultimamente, che mi sono state appunto omaggiate dall'azienda, e vorrei approfittarne per due cose. La prima è rispondere alle vostre domande, perché spesso sotto i video tra i haul di Shein mi chiedete insomma magari informazioni su spese di spedizione eccetera, quindi raccolgo tutto in questo video. E seconda cosa, c'è anche un codice sconto, ma partiamo da per quanto riguarda le spedizioni. Per quanto riguarda le spedizioni, avvengono in 12-15 giorni lavorativi per quanto riguarda l'Italia. A un certo punto vi verrà fornito un codice tracking dove poter andare a tracciare il vostro pacco per vedere indicativamente dove si trova. Diciamo che solitamente una volta che è arrivato a Parigi ci mette più o meno quei 4-5 giorni lavorativi ad arrivare, almeno a me personalmente è successo così, e i costi di spedizione sono di 4,49 euro, salvo avere la spedizione gratuita sopra i 39 euro. Quindi diciamo che ecco, 39 euro se ci arriva abbastanza facilmente, non è questo cifrone esagerato, quindi magari se avete la possibilità di arrivare a quella cifra lì, vi evitate quei 4,49 euro di spedizione, magari compratevi qualcos'altro. E appunto i 12-15 giorni lavorativi, senza considerare il sabato, la domenica e i festivi, quindi dal lunedì al venerdì. E quindi indicativamente siamo veramente sì tra le quasi sulle 3 settimane più o meno come consegna. Io non ho mai, e dico mai, avuto problemi con la dogana, mai, non mi è stato mai fermato il pacco. Il pacco è arrivato sempre puntuale, sempre in ottime condizioni, mi è arrivato sempre tramite poste italiane, tramite raccomandata. Solo in due casi mi è arrivato tramite corriere GLS, non vi so dire perché, se forse era stata scelta una modalità di spedizione diversa, perché quando mi arrivano i prodotti mi viene fatto tutto dall'azienda, quindi non ho mai acquistato personalmente io. E però insomma, nel caso voi non siate in casa, vi lasciano insomma quelli delle poste l'avviso, ve lo andate ritirato in posta. Comunque, detto ciò, passiamo alle parti più succulenti. Allora, c'è attivo un codice sconto del 15% dal 10 di luglio al 31 di agosto, è valido, non c'è limite di prezzo, quindi che voi decidiate di spendere 50 euro piuttosto che 200, il 15% è valido su qualsiasi importo. Quindi ora, ho già parlato troppo, comunque troverete nell'info box tutte le informazioni che vi ho lasciato. Partiamo subito con il try on haul. La prima cosa che voglio mostrarvi è la blusa che sto indossando in questo momento per registrare il video, che mi piace tantissimo. È stato amore a prima vista, e di questa credo che ci fosse la possibilità di scegliere altri colori, ma io ho voluto prendere questa perché mi piaceva l'accostamento dei colori, poi volevo anche un po' qualcosa di rosso insomma da poter utilizzare. Quindi ora ci giriamo lo specchio e ve la faccio vedere meglio. La blusa è la seguente, come potete vedere rimane abbastanza corta. Io l'ho voluta prendere appunto, ho preso una S io come taglia, e ho deciso di prendere questa taglia qui perché ho letto le recensioni dove dicevano che comunque sia era una taglia abbastanza giusta. Quindi dato che ero dimagrita, cioè che sono dimagrita, e avevo paura che poi la media mi fosse troppo larga, ho deciso di prendere la S, che per me è perfetta. E ora vabbè, di norma io la metto dentro i pantaloni, era per farvi vedere più o meno la lunghezza, mi piace un sacco. Ha la particolarità di questa manica sbuffo, che sapete che a me piace tantissimo, e come vi dicevo prima è disponibile in altri colori. Comunque nell'info box trovate anche tutti i link di riferimento ai prodotti che vi farò vedere indossati. Questo è il secondo pezzo che io ho scelto, che è questa maglia che può essere utilizzata in due modi differenti. Allora, c'è da dire una cosa, il fiocco a me qua non piace assolutissimamente, perché ho fatto un fiocco fatto bello oppure è sembrato una sorta di uovo di Pasqua. Quindi ora vi faccio vedere come io la vado a modificare. Anziché tenere il fiocco così, vedete, ha questa fascia,
potrei pensare di andare ad allacciarla dietro e fare un semplice nodo, quindi senza andarci a creare troppe difficoltà. Secondo me questa potrebbe essere una soluzione, questa potrebbe essere una soluzione che almeno personalmente mi garba molto di più. Lo scollo non è troppo profondo, come vi dico sempre ho poco seno, quindi diciamo che su questo sono abbastanza fortunata per non risultare magari volgare o altro, però l'effetto è molto molto carino, come vedete è molto sbarazzina. Secondo me questa da utilizzare con i jeans è stracarina, ma anche insomma per andare al mare, ecco, insomma, sono quei capi abbastanza versatili da poter utilizzare. Questa era disponibile, se mi ricordo bene, anche in grigio, però l'ho voluta prendere di questo colore perché mi piace un sacco. E infatti, vedete, dietro con il fiocco vi rimane così. Ma potete utilizzarla anche in un altro modo, perché ad esempio sul sito, le foto, se andate a vedere, molte ragazze la utilizzano in questo modo e altre la utilizzano al contrario, quindi mettendo la scollatura dietro, ve la faccio vedere anche in questo modo. Indossata nell'altro modo, il risultato è questo, che a me non fa particolarmente impazzire, la preferisco nel modo in cui ve l'ho fatta vedere prima, anche perché ora vi faccio vedere il dietro rimane così, quindi punto primo, sembrate molto più larghe di quello che siete e non lo so, a me personalmente non convince, però appunto dipende un po' da come ve la volete abbinare, magari avete anche qualcuno che riesce a farvi un fiocco decente dietro, però io la preferisco come ve l'ho fatta vedere prima, assolutissima. L'altro capo che ho scelto, e questo deve passare prima assolutamente dal ferro da stiro, è questo kimono qua, fatto bianco con questa particolare con questo particolare dorato lungo tutto il bordo. È fatto, come potete vedere, vedete, a manica a pipistrello. Io sotto ho il top, quello che vi ho fatto vedere nello scorso try on haul. No, non l'ho fatto vedere nel try on haul, ve l'ho fatto vedere in un vlog indossato, comunque magari vi lascio il vlog qua sopra e comunque magari nell'info box vi faccio vedere, vi lascio un link anche di quello. Ed è stra carina. Secondo me può essere una di quelle cose da poter utilizzare anche magari appunto nel periodo in cui inizia a alzarsi un po' d'aria per andarsi a coprire le spalle eccetera. Ora fa caldissimo, quindi non è proprio il periodo ideale, però mi piace tantissimo e secondo me questa può essere anche carina magari come casacchina, insomma, vedete, da poter utilizzare magari anche da sola con sotto magari un calzoncino eccetera. Potete secondo me un po' giocarvela voi. Io appunto ho voluto prenderla perché non avevo giacchetti bianchi, quindi no. Prima di mostrarvi questo capo volevo fare una premessa, perché è un costume che io ho scelto perché il pezzo sopra mi piaceva tantissimo e questo costume qua, allora, a livello di materiale e a livello di misure è realistico, nel senso che effettivamente avevo letto che andava bene per una taglia 42, taglia che sono io, e perché va una seconda di seno. Allora, per quanto riguarda il pezzo sopra è perfetto più o meno, anche se sicuramente dovrò fare accorciare la spallina perché dopo vi farò vedere, nonostante sia regolata al massimo non è proprio ottimale, perché io comunque il seno che ho adesso è più vicino a una seconda scarsa, quindi nonostante ci siano i pesciolini dentro, ecco, non è che sia proprio ottimale e me lo sento appunto un po' molo della spallina, quindi sicuramente andrò a farmi accorciare la spallina perché mi piace tantissimo, quindi voglio assolutissimamente mettermelo prima che finisca l'estate. Per quanto riguarda il pezzo sotto, che non vi farò vedere indossato perché mi sta stretto, il pezzo sotto appunto è una classica mutanda, un classico slipino, non di quelle fatte brasiliana, un classico slip, però però è praticamente pochissimo elasticizzato, quindi rimane proprio bello aderente, cioè dire che dietro è perfetto, dai lati mi segna un po', quindi uno, non mi sentirei a mio agio a farvelo vedere indossato, facendo vedere tutta in costume, e punto secondo, non lo trovo, insomma, non trovo che mi stia bene il sotto, quindi il sotto preferisco non farvelo vedere, però diciamo che io, c'è da dire che ho anche un sedere abbastanza importante mio per costituzione, quindi possibile che sia anche quello il discorso. Comunque questo è lo slip e tutto sommato comunque come materiale è veramente ben fatto,
l'ho lavata anche in lavatrice senza alcun tipo di problema, e il colore appunto è questo bordeaux, non è un rosso, è proprio un bordeaux. Ora vi faccio vedere comunque il sopra, che vi ho tanto decantato. Questo è il pezzo sopra, che a me piace tantissimo, ha questo volant qui carinissimo e ha le spalline regolabili dietro e una chiusura che magari dopo vi farò vedere meglio, magari mi cambio e ve lo faccio vedere un pochettino più da vicino, o magari mentre io parlo vi faccio vedere qualche immagine. L'effetto è veramente carino, secondo me, ecco, se avete magari un pochino più di seno è meglio. Ha i pescetti, quindi nel caso abbiate anche voi poco seno potete infilarci volendo un altro pesciolino, che non succede niente, oppure in alternativa, se ne avete troppo, i pescetti vi danno fastidio, potete tranquillamente rimuoverli. Rimane dal lato, ora non ve lo faccio vedere per ovvi motivi, abbastanza non gambato, aperto, quindi ecco, si vede abbastanza, cioè dovete, vedete, ok, tirandolo bene non si vede niente. Se io lo lascio così, infatti per quello vi dicevo, devo un po' tirare la spallina, perché comunque ho quei 2 cm di spallina da andare a tirar su per avere l'effetto ottimale. Mi piace un sacco questo costume, quindi sicuramente andrò a far rifare le modifiche del caso. E niente, a me piace particolarmente. Per quanto riguarda l'ultimo prodotto, anche qua voglio fare una premessa. L'ho scelto perché mi piaceva un sacco la fantasia, ma stupidamente non ho controllato bene la lunghezza, perché tipo mi è lunghissimo, mi ci vorrebbero tipo 10 cm in più di gambe per poterlo utilizzare come va utilizzato. In particolar modo è una gonna di quelle che vanno allacciate, però quando mi è arrivato subito ho avuto il flash di poterlo utilizzare in un altro modo, quindi ora vi faccio vedere la versione gonna, che a me ovviamente sta lunghissima anche se la metto a vita altissima, e un'altra versione che può essere adatta alle nanette come me. La gonna in questione è la seguente, la fantasia ragazze è bellissima, è il tropicale che va quest'anno, e vedete ha lo spacchetto, diciamo che ecco, secondo me è una gonna magari da utilizzare per andare al mare, e la allacciate con questo. Ha anche tutti i vari passanti per far passare l'elastichino, ma ora io per far prima l'ho legata così, ma come vedete qua io ho un 15 cm buoni che mi mancano per poterla mettere come va messa, ma come vi dicevo ho trovato un uso alternativo per poterla utilizzare lo stesso. Ho utilizzato i laccetti, quelli per chiudere la chiusura della gonna, per fare un fiocco dietro e utilizzarlo come vestito, anche se considerate che ecco qua si apre la faccenda. Quindi se lo utilizzate come vestito, se magari avete una spilla da balia carina, magari qualcosa da utilizzare, una spilla, potete fermarlo qua e il vestito vi rimane assolutissimamente fermo perché non si va ad aprire. In alternativa, perché no, può essere un'idea carina per una sorta di prendisole, quindi magari quando andate al mare e magari non so, dovete andare a pranzo al bar piuttosto che entrare in stabilimento, dato che molti locali insomma non è gradito poi l'entrare in costume, può essere una cosa carina, ve lo mettete come prendisole, vi girate questo qui e l'effetto è molto carino ed è a prova di nana. Vedete, questa sarebbe la lunghezza ideale, secondo me come vestito rende molto di più che come gonna, e io ho appunto trovato questa piccola idea per poterlo utilizzare lo stesso. E niente ragazze, questo è quanto per quanto riguarda il try on haul di Shein, dedicato solo a Shein. Io ringrazio nuovamente l'azienda per l'opportunità che mi ha dato in questi mesi, perché appunto io avevo sempre sentito parlare molto bene del loro sito, però appunto come vi ripeto non l'avevo mai acquistato. Ho avuto l'opportunità di iniziare a provare delle cose grazie a loro. Sicuramente adesso che arriverà l'inverno voglio fare un po' di scorte di bluse, andrò a fare un po' di shopping online. Vi ricordo il codice sconto, che vi lascio comunque apparire qua, vale fino al 31 di agosto, a me non entra in tasca niente, quindi veramente utilizzatelo se avete piacere di utilizzarlo. In alternativa spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Come al solito, se avete altre domande relative alle quali io non vi ho risposto, vi invito a lasciarle qua sotto nei commenti, che appena posso vi risponderò. Spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!